Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale per il consueto video relativo all'aggiornamento del venerdì. Aggiornamento che non ci ha portato tante cose nuovissime. Vabbè, c'è questa Dream Collection che adesso andremo a vedere. Il giocatore nuovo fondamentalmente è uno solo, è Matsuyama. Gli altri due sono dei vecchi giocatori in rate up, giocatori che a me stanno molto a cuore perché sono Clifford ed Espadas. Io personalmente metto subito le mani avanti, ci lascerò giusto una cinquantina di Dream Ball, giusto tanto per, in singole. Stavolta farò estrazioni singole in modo che se trovo qualcuno prima mi fermo al volo. Naturalmente non ve le farò vedere tutte 10, nel caso trovassi un SSR mi limiterò a riportare quella in cui trovo l'SSR. Aggiornamento del venerdì che oltre a questo ci ha portato il rinnovo delle partite condivise per tutto il weekend. Sia mai che decidessero una volta di tenerle per una settimana intera, eh no, troppo sbattimento club. Allora, sbloccate le partite settimanali, anche qua per questo weekend potrete giocare tutte le partite settimanali sono quelle degli esercizi, delle monete, delle carte allenatore, eccetera eccetera, che in combo con le partite condivise danno, diciamo così, un po' di possibilità in più di ottenere questi benedetti esercizi leggendari per evolvere i giocatori A2R. Grande enorme successo negli allenamenti, quindi se volete evolvere appunto i vostri giocatori vi serviranno un po' meno taccuini. Energia richiesta ridotta del 50% per gli eventi di storia e i vari raid, e nuove abilità passive per un po' di giocatori. Vediamole subito così rapidamente al volo. Hernandez, killer di resistenza contro giocatori di tipo resistenza più 35%. Buono, ma è buono tipo se voi utilizzate una mono azzurra e andate a giocare contro una mono rossa. In tutto il resto rimane la stessa identica sedia che è ed è sempre stata. Praticamente hanno preso la sedia e gli hanno messo su un cuscino giusto per renderla un pochettino più comoda. Muller, legame nazionale, più giocatori europei ci sono in campo, maggiore il bonus, fino a un massimo del 20%, quindi occhio e croce, in una squadra mono europea questo Muller arriva ad avere circa 31.000 punti, considerate che Benji Samurai, per dire, arriva a 33 di base, quindi sì, migliorato, ma neanche tantissimo, anche per la difficoltà comunque che c'è ancora da fare una formazione mono europea. Certo, per quelli che vogliono appunto, hanno già magari la formazione mono europea pronta all'uso, ma non hanno Muller azzurro, ecco, diciamo che questo in questa maniera potrebbe diventare più forte della sua versione verde, a patto che la versione verde sia stata droppata con un bonus inferiore del 20% coi tedeschi in campo. Dato che parliamo di formazioni europee, io presuppongo che per fare una formazione full europea i 4 tedeschi siano in campo a priori. No, forse Margus potrebbe stare in panchina, quindi vabbè, quelli sono tutti i calcoli che si fanno al momento. Gito, colpo dell'incendio, minore la stamina, maggiore la potenza delle tecniche speciali, fino a un massimo di 15%. Buono, per cui non c'è più problema di stancarlo, perché più si stanca e più diventa tosto. Ino, killer di giocatori giapponesi, questo è eccellente, è veramente buono contro i giocatori giapponesi, parametri più 10%, quindi anche quelle volte che vi trovate magari Wakabayashi in porta, lui diciamo che il suo piccolo bonus se lo prende ben volentieri. E poi i due coreani che fondamentalmente si pompano a vicenda, Chain Chon 30% se c'è in campo Lee Yong 30% se c'è in campo Chain Chon. E vabbè, che sta diventando un vizio, io ho preso un gatto, non un pappagallo. Se volevo un pappagallo prendevo un pappagallo. Ok, va bene. Detto questo, andiamo a esaminare i giocatori della Dream Collection. Iniziamo subito con il mio giocatore preferito in assoluto, Espadas, portiere di tipo tecnico. Allora, per chi ancora è alla ricerca di un portiere per la formazione monoverde, lui è molto buono. È vero che a Gino recentemente gli hanno dato anche un bel bonus per le formazioni monocolori. Adesso sinceramente non ho fatto i calcoli precisi per sapere se diventa più o meno forte
rispetto ad Espadas. Diciamo che questo Espadas dalla sua ha un pochettino il vantaggio della stamina consumata con la sua tecnica rispetto a Gino. Comunque, portiere da quasi 13.000 punti di salvataggio e 14.500 di forza fisica, è un portiere da respinta. Infatti vediamo 8.700 punti per il pugno, 5.600 per la velocità e 4.800 per la potenza, che sono i tre valori da potenziare se lo volete breccare sul pugno. Lui ha anche una parata B60 farmabile, ma su questo Espada, se sinceramente non ha moltissimo senso. Pugno del Condor, la tecnica S, parata ad una mano, la parata di tipo A. Determinazione è la stessa passiva che aveva Wakashimazu Samurai 2017, cioè lui fino a quando ha anche solo un punto di stamina, le sue tecniche speciali è come se fossero sempre alla massima potenza. Il grande risveglio del Messico come abilità di squadra, giocatore messicano, tutti i parametri più 15%, naturalmente non lo userete mai, a meno che non abbiate già tutti i giocatori messicani in campo, e allora in quel caso può anche andare bene. Ad ogni modo, come dicevo prima, questo è il personaggio che io spero vivamente di pullare in una di queste 10 singole che andrò a fare. Un mese con due Espadas per me sarebbe il top. Chissà che a fine mese c'è il Dream Fest, magari non mi fanno anche una sua versione di tipo resistenza. Mi piacerebbe Espadas trequartista di tipo resistenza. Bellissimo, sto fantasticando, non prendetela con le pinze, è una fantasia proprio da fanboy quale sono. Brian Cryford, non Cluivert, Cryford, chiamiamolo come si chiama, centrocampista offensivo di tipo agilità. Nonostante sia ormai un giocatore un po' datato, tra virgolette, è uno dei primi giocatori da Dream Collection che ci sono usciti nella nostra versione europea del gioco, sa ancora molto il fatto suo. È un 48.000 punti più o meno complessivi, standard dei giocatori da Dream Collection dell'anno 1, per il quale però spicca particolarmente quei 9.000 punti di tiro, giusto perché lui la tocca piano. È vero che ha solo tra virgolette 6.300 di potenza, cioè, qua c'è sempre quella cosa che se gli avessero dato 1.000 punti in più non sarebbe stata proprio una cosa malvagia, però insomma con 9.000 punti di tiro già parte con una base abbastanza invidiabile. Sono 19.800 punti complessivi d'attacco, 13.000 di difesa, 14.900, quasi 15.000 di forza fisica. La sua tecnica è un tiro di tipo S, come è giusto che sia. Ha un dribbling e ha il total football. Ragazzi, veramente, questi giocatori olandesi, adesso che gli hanno rimesso le passive che si pompano vicendevolmente, con il total football online sono veramente una grandissima spina nel fianco. A me per trovarli tutti mi manca appunto Kluivert e mi manca Kaiser, mi manca Ruud Gullit, mannaggia, mannaggia la miseria. Quindi anche se lo trovassi non potrei utilizzarlo a dovere. A me servirebbe, perché io in quel ruolo gioco ancora con Tsubasa Samurai 2017, che per carità non è malvagissimo, però insomma lui comunque sarebbe leggermente migliore. Abilità di squadra, naturalmente il total football olandese, a tutti i giocatori olandesi, parametri e stamina più 15%. Abilità passiva, una delle mie preferite, il maestro dei pronostici, quando voi praticamente utilizzandolo azzeccate una previsione nel contrasto contro il vostro avversario, le sue abilità aumentano del 30%. Naturalmente non vale per i tiri, perché è chiaro che, cioè non vale contro i portieri, perché è chiaro che il portiere potrà solo parare, non è che può fare chissà che cosa, però per tutto il resto, qualora voi azzeccate il pronostico, questo 30% vi garantisce praticamente la riuscita della vostra tecnica. Ripeto, un giocatore un po' datato, ma a mio modo di vedere ancora molto 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 utile. Veniamo al giocatore cardine, l'unico giocatore veramente nuovo di questa Dream Collection, Matsuyama, centrocampista difensivo e difensore di tipo resistenza. Mi hanno detto che uno youtuber straniero un po' famoso, adesso il nome sinceramente non me lo ricordo perché io, abbiate pazienza, ma non dico la verità, pur essendo tra virgolette la concorrenza o i colleghi, non so come chiamarli, ma non seguo moltissimo queste cose, l'aveva definito come fortissimo. Io quando l'ho visto per la prima volta, ho visto le sue statistiche, ho detto:
Sì, ma però. Mi spiego perché sì, ma però. Allora, intanto, 15.200 punti di attacco, 18.800 di difesa, 16.000 più o meno tondi di forza fisica. Solitamente i giocatori che hanno un doppio ruolo nelle statistiche difensive sono un po' equilibrati in quasi tutto, più o meno in tutto quanto. Mi aspettavo da un Matsuyama, anche difensore, che finalmente potesse avere un pochettino di blocco. Blocco vitale per un difensore se lo volete schierare al centro o anche come esterno in una difesa 3, e comunque anche abbastanza utile per i centrocampisti difensivi con tutti i trequartisti che tirano da casa loro, di cui è pieno il meta moderno, indipendentemente da come giocate voi o meno. Mentre invece questi 4.200 punti di blocco, devo dire la verità, per un giocatore che può giocare anche in difesa, mi hanno un pochettino spiazzato in senso negativo. Come statistiche base, lui è il primo giocatore da Dream Collection che supera la sua versione Dreamfest. Di una sciocchezza, e parliamo di poche centinaia, se non giusto un migliaio di punti per somma statistica generale, però comunque è anche avvantaggiato dal fatto che ha il doppio ruolo. Mi sarei aspettato un giocatore un pochettino più concreto. Lui invece è uno specialista, lui non è un generalista, lui è uno specialista e nella fattispecie è uno specialista nel contrasto. 8.700 punti di contrasto e 6.000 di velocità lo rendono veramente, veramente un terzinaccio d'altri tempi. Non è male neanche l'intercetto, tutto sommato, 5.800 con 5.200 di maestria. Però insomma, per un centrocampista difensivo potevano anche in questo caso sprecarsi un pochettino di più. Il passaggio è la sua caratteristica migliore, in questo caso come difensore va bene avere un passaggio buono che aiuti a liberarsi dalla palla una volta che la si recupera. La sua tecnica di POS naturalmente non poteva essere null'altro che un contrasto, ha un passaggio e ha un'intercettazione giusto per andare a sfruttare bene le sue caratteristiche, molto 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 buona l'abilità passiva. Lui guadagna il 15% quando affronta un centrocampista offensivo o un attaccante. Da difensore praticamente avete il 100% di possibilità che si attivi questa passiva, perché da difensore voi affronterete sempre o un attaccante o un centrocampista offensivo. Non vi capiterà mai da difensore di incontrare qualcun altro, a meno che non c'è qualcuno che fa, non lo so, lo spavaldo e parte con Shunko Sho dalla difesa e vi arriva dentro all'area di rigore, però capite che sono casi molto molto rari. Ecco, magari già come centrocampista difensivo gli capiterà un pochettino di più di incrociare altri centrocampisti difensivi, però capite che comunque voi potete tranquillamente prendere tutte queste statistiche che abbiamo visto e aumentarle del 15%. Il contrasto diventa una cosa fuori di testa. Col contrasto veramente, secondo me, intercetta anche gli 1-2 EX. L'intercettazione diventa una buona intercettazione, il passaggio diventa un bel passaggio. E il blocco purtroppo rimane uno schifo, perché anche con 400 punti in più non è che cambierebbe, no, 400, 500, 600 punti in più, quello che è, non è che cambierebbe un granché. Abilità di squadra assolutamente da dimenticare, 20% ai giocatori di tipo resistenza. Morale della favola, quella abilità di squadra lì non la userete mai. È un giocatore molto interessante per la sua passiva, considerate che comunque stiamo parlando di un giocatore da 50.000 punti complessivi, quindi qualora la sua passiva si attivi, e come vi ho spiegato prima, vi capiterà che si attivi tipo il 90% delle volte, lui arriverebbe tipo a 57.000, 57.500, come avere un giocatore da Dreamfest anno 2, non Dreamfest anno 1, perché lui, ripeto, è più forte della sua versione Dreamfest, e quindi è bello, bello forte. È un buon giocatore da Dream Collection, tutto sommato. A me non mi schiferebbe assolutamente, anche perché io nella mia monorossa ho i buchi, ho un buco a centrocampo e un buco in difesa. Eventualmente trovarlo mi risolverebbe un discreto problemino. Detto questo, ragazzi, vado a fare questi benedetti 10 pull singoli.
ripeto, non ve li porto, non ve li faccio vedere, li metto lì a fare pull da un giocatore per volta. Nel caso riesca a trovare qualcuno, farò io un bel taglio e cuci, un copia e incolla, un taglio e incolla, quel cavolo che è, e ve lo farò vedere nel video. Se vedete che al termine di questa schermata sono già i saluti finali, è perché sapete che la club ha deciso che dopo aver già trovato Espadas nel banner di inizio mese, io per questo mese ho chiuso, e non mi lamenterei comunque perché sto ancora godendo da allora, quindi chi è che si lamenta, dai, andiamo a pullare. E niente ragazzi, come volevasi dimostrare, purtroppo non è andata. Questi sono i 10 giocatori che ho pescato in queste 10 singole. Adesso vado a darci dentro con la Challenge Road, perché prima voglio il... Ah giusto, l'avevo detto che è tornata la Challenge Road all'inizio, forse non l'ho detto, è tornata la Challenge Road. Ricordo sempre ragazzi, Challenge Road, ricominciatela dall'inizio, perché ricominciandola dall'inizio riprendete tutte le ricompense, comprese le Dream Ball, quindi anche solo se fate la versione base della Challenge Road, senza le sfide EX, sono comunque 30 Dream Ball. Io adesso vado a farla perché voglio recuperare il prima possibile 30 delle 50 Dream Ball che ho appena scialacquato, sperando che il gioco se ne ricordi quando verrà il Dream Fest di fine mese. Lunedì c'è la Star Selection di Sanae, un bannerino con tre giocatori di cui l'unico vagamente utile potrebbe essere Leo, il che è tutto un dire. Se il migliore dei tre è Leo, ve lo dico subito, non ci faccio un video, saltatela veramente come saltano gli ostacoli quelli che concorrono per la medaglia d'oro alle Olimpiadi, saltatela proprio alla stragrande, che tanto è solo ciarpame. Fregatevene se al terzo step c'è l'SSR assicurato, andate al risparmio, perché quello è fatto veramente solo esclusivamente per farvi buttare Dream Ball. Detto questo, ok, adesso dovrei essermi veramente ricordato di tutto quanto. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, pace belli, alla prossima.